Io vado a studiare, chiamami quando torni. Buongiorno. Ci vediamo in negozio alle 6, mi dispiace per il disordine, avevo fretta. Un bacino. Spero di non averti sbagliato. Buongiorno, Ricciolona. Grazie per prima. Sei bellissima quando torni. La spesa la faccio io. Niente cioccolato. Mi dispiace per il disordine, non averti sbagliato stamattina. Ricordati che vuoi dire. Io sono al parco ad allenarmi. Mi raggiungi? Dai, Vicky, questo ritmo va bene. Dai, Vicky! Dai, Miki! È molto bella, è bellissima, ha un po' i rossi da Heidi. Magari questo è un primo sviluppo, poi le sistemo un attimo. Ma no, è molto bella, cioè. Guarda, ho trovato questa che mi piace tantissimo. È bella questa, wow, sì, sì, esalta proprio i colori della nuova collezione. E poi a me piaceva anche molto questa qui, dove non c'è quello sguardo, no, che lei c'ha sempre questo sguardo un po'. Guarda questa, proprio c'è il tono, sì, giusto con il vestito, però sì. E questa allora, oh, questa è bellissima, eh. Direi che è questa. Vado io? Sì. Grazie. Sì. Comunque io te le lascio così. Pronto? Le scegli con calma, no? Sì, sì, no, ne fate tante. Sì. Miki, è successo ancora? Lore, ti prego, non ne voglio parlare ora, qui non sì, mi sembra il momento. Sì, vabbè, magari stasera vieni a cena da me. Ciao. Sì. Ciao. Ciao. Sono arrivate le foto? Arrivederci. Sì. Hai visto che belle? Miki era orientata su questa. Scusate. Allora, era questa, sì, questa. No, questa qui piace. Questa. No, era questa borsa. Qui con la borsa, sì, 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 sì. Perché cazzo non mi dici niente, Miki? Ora che se sto così c'è un motivo, fatti un esame di coscienza, per favore. Fatti un cazzo di esame di coscienza. Sempre questa cosa che devi raccontare ai nostri cazzi in giro, che cos'hai da dire alla gente? Miki, ti sto parlando, mi rispondi per favore? Mi tratti come una ragazzina, lo capisci? Miki, mi devi rispondere, ti sto parlando! Ai. Anti, calmi. Che cazzo è di calmi? Calmi. Cazzo, hai messo la mia roba? Ah, calmati. Devi imparare a controllarti. Miki, tu devi capire che non sei mia madre. Non mi trovi mai come se fossi mia madre. È colpa tua se divento così. Io non sono questa cosa qua. È colpa tua e dei tuoi amici. Tu non ti rendi conto di come mi fai sentire, di come sto ogni volta che entro in quel posto dove lavori, in quel posto di merda. E quella lì come mi guarda, e tu non fai niente in tutto ciò, perché te la vuoi scopare. Ogni volta che vengo in negozio c'è quell'aria lì. Mi prendete tutti per il culo. Mi prendete tutti quanti per il culo. Thank you.
that it's time. Now that the hour hand is landed at the end. Now that it's real. Now that the dreams have given all they had to lend. I want to know, do I stay or do I go and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way. Now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away. I want to know, do I stay or do I go and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine.